Parte. Sì? Mario Sturniolo. Ed ecco a voi la colazione. Ah, buona. No, com'era? Pazzi ragazzi uno. Ma cosa dicevo io dopo? È ancora lì, non è vero, è ancora lì. Tutto ops, è caduta. No, ma quando dici, come la colazione? No, bro, vattela a ripassare. No, tu dicevi, ecco qua la colazione. E io che dicevo? È ancora lì? No, perché poi Borraccia diceva ops, è caduta. Ma prima di ops è caduta io dicevo qualcosa, non me lo ricordo. Ed ecco a voi, è vero, ed ecco a voi la colazione. Ed ecco a voi la colazione, Borraccia, Font. E io dico... Ed ecco a voi la colazione. Wow, che mangiamo oggi? Buona. Minchia che oblio. No, è ancora lì. So prevedere il futuro. Bravo. Che classico. Eppure ho ancora fame. Oh, andiamo dal gelataio. Ok. Ho fatto scialare, c'avevo 12 anni. Gelati. Minchia, 12 anni vedere ragazzi, pazzesco. Hai creato gli short brains. Che bello. Stica, che gusto volete? Non ne ho idea. Guarda, qui abbiamo tantissimi gusti. Un bel trappolo. Il pensiero va sì. Bene, il cioccolato. È vero Andrea Crioli, quello è Robert Crioli. Allora sei pronto a mangiare cose buone? Questa cosa. Questa è stata la prima cosa che ho rotto online, la broccone. Perché hai fatto questo? Per ottenere la tua attenzione. Cosa mi hai chiesto? Allora sei pronto a mangiare cose buone? Leggendario. Io sono nato. E poi sono diventato pronto. Pure io! E allora va! I tempi di Ginger Lane. Bravo Ciccio. Aspetta! Sai cos'è questo? È il sentiero prima del castellaccio. Il castellaccio, ci ho giocato a Slender. Minchia, chi non l'ha fatto? Che c'è? Secondo questi ciclopedie ai gelati o il cioccolato in genere? Bro, segui il video. Ho ascoltato mia madre, per questo mi sono sconcentrato. Ok. Vengo a mangiare solo dalle persone tristi e diventare... Don't worry, be happy! Aspetta un'ora! Noi siamo già che felici! È tutto un enigma! Mi stai dicendo che se siamo felici e mangiamo un gelato diventiamo più che felici? Yes! Non ho idea! Comunque è tutto un enigma. Mi fa morire da lì. È tutto nevico. Io ricordo tutte le tonalità di questo video. Allora non ci resta che scoprirlo. Lo sai che Braccia ha avuto una grande difficoltà a fare questa cosa? Perché a un certo punto faceva tipo... Boh, non ci riuscì. Ok. Ma tu le hanno dato che... Nel disturbo ci baciamo, io e Borraccio. Ma veramente? Sì. Ah, sì, l'avevo notato. No, cazzo. I bei tempi con bro, con Borraccia bri... Ma bro, fumaso. Bro, ma hai sbagliato tutto. Avevo fuso.
volevo dire. Però Bri lo avevo detto apposta. Cos'è questa maglietta verde? Marrone? Marrone è accettabile. È una maglietta rossastra, direi. Rossastra, i miei coglioni sporchi. È un Bordeaux? Bordeaux, dai. Bordeaux è marrone. Non è verde. Bordeaux è marrone. La maglietta non è verde. Bellissima. Bella. Non è verde, vorrei che ritornasse importante senza che la sintonizzi. Io non volevo... È stato il primo meme che non volevo diventasse importante. Mi ricordo, però è molto divertente in realtà. Se sei una ciotola. Troverò almeno 10 cose che non sono ciotola, che ridono verso l'acqua, non è verde, e ti farò sapere, bro, così cambierai idea. E lieto di aver visto Pazzi Ragazzi. Che fai ora, stronzo? Prego per la tua morte. Preghi per la mia morte? No, vado a vedermi un film. No, hai detto che preghi per la mia morte, bro. A proposito di morte. Ho detto che vado a vedermi un film. Hai detto che preghi per la mia morte, sarebbe facile anche vederlo tramite clip. No. Oggi mi sono alzato con un suono. Minchia, bro, pare che mi stavano facendo il violino sull'orecchio. Ululati di dolori di Tiffany. Infiniti. Ma veramente? Sì. Bro. Se esiste un Dio che mi aiuti e che l'ammazzi... Non sarà la vita di Tiffany a farci stare meglio qua. La morte, infatti. La vita o la morte di Tiffany non influiscono sul... Ti posso garantire che io uno stappo lo faccio. No, bro. Se quel cane finisce di vivere, io inizio. Si continuerà a lottare, anzi, vivremo un periodo nero, dove saranno stressati e diranno ancora più cose. Sì. Vero? Ma sarà più divertente. Tipo, immagina dopo la morte di Tiffany questa ipotetica scena. Beh, ragazzi, chi risponde? Vai tu, Mario, ok. Tanto vado sempre io. Dai. Ragazzi, ma vi pare l'ora di fare questo chiasso? Ecco, lì ce li facciamo nemici. Già quando ho detto l'altro giorno non si può fare niente, ha detto: come non si può fare? Si può fare niente, ha detto non si può fare niente. E poi mentre sei andato ha detto non si può fare niente. Ha detto non si può fare che niente. Che mafioso. Non lo so, mi sono dispiaciuto anche perché ieri era presto. Te lo ricordi? Erano 22 qualcosa. E poi ovviamente non c'è più venuto a fare wow. In realtà non stavamo facendo neanche casino, non stavamo facendo. No, erano le sedie che si strisciavano. Ciao Lynx! Sempre un piacere vedere Lynx. Bro, che peccato non ci sia la festa. Bro, io li ho comprati un mese fa i biglietti. 23-3. Più di una settimana, tra l'altro senza... Vuoi bruciare una stella filante, come la chiamano i miei follower, con me? Sì. Oh mio Dio, ma dimmi di no, cazzo. No, scusami, però perché dovrei accendere una cosa con te? Perché non ci sia la festa di Natale, almeno abbiamo questo momento assieme. Siamo anche in live e magari fa piacere a chi... Oh, vaffanculo! No, accendiamo questa cosa, dai. Vabbè, ma ora lo faccio con una voglia di cazzo. No, veramente, accendi questa cosa. Accendiamo questa cosa, dai. Mi sento scemo adesso. No, bro, sono con te, siamo insieme. Tirala fuori. No, bro, la tiro fuori io? No, Cristo. Dai, scusami, cioè... No! Accendi. Non fate quella faccia. Che faccia è? Non accendi. Fare quella faccia. Accendi. Un bambino che gioca col trenino per la primissima volta. Dai, accendiamo questa cosa insieme. Così anche se non sono alla festa, festeggiamo qua. È bello. Già.
Grazie di questo momento, Mario. Bro, mi sono divertito tantissimo alla tua festa. Non era una cazzo di festa. Era una festa. Non era una festa. L'avevi presentata così. Io ci avrei messo qualcos'altro. Dico qualcosa non l'ho presentata. No, l'ho presentata come sopperimento alla festa. Bellissima parola, comunque era una festa, avevi detto. Non era una... No, io ero dispiaciuto che tu non potevi visto, la mia visto vera che festa. Non si festeggiava la festa, facevamo questa cosa. Che non era una festa. La peggiore festa della mia vita in ogni non caso. Era una festa. Va bene, io volevo essere sincero, quindi non mi sono divertito alla tua festa. Se mi vuoi bene e vuoi tornare ai nefasti momenti di Mario, sai, quando ancora non sapevamo di noi, no? Quindi adesso ci conosciamo, Mario sai, non lo possiamo fare più. L'unica cosa che ci rimane è fare dei momenti dionisiaci. Bere, festa, mangiare, non queste merde di cose. C'è una certa età. Le mini cicciole, le cipolle, queste che cazzo sono? Fiaccole di 5 secondi. Accendiamo le fiaccole insieme. Era normale che stavamo in silenzio, no? Ma è per il momento. Dobbiamo farlo però al buio, mi stai dicendo. Senti bro, ho da fare. Dobbiamo farlo ma al buio. Al buio. Chiama tutti. Stiamo al buio e lo facciamo. Chiama tutti. Adesso? Chiama tutti. Vediamo, aspetta, vediamo quante ne ho. Oh Cristo. Bro, devi scegliere 3 prediletti. Ok. Oh bro, se non ce la fai, 3 predivani. Oh ragazzi, sentite l'idea di merda di Marco. Non è una festa. Double Jolly, prima volta con noi, grazie mille. Per fortuna perché la sarebbe pessima. Non lasciatemi stare, è simpatico. Marco, ti ho dimagrito, mi vesto bene. Potevi invitarmi al tuo party onestamente. Ragazzi, è solamente per quelli vicini, visto che devo sbrigarmi. Ma ci vuole così tanto? Sembrava contento. Ti andrebbe di fare la reaction a Crandola Assassina su YouTube? Crandola? O Crandola, non so cosa sia, cos'è? Ma che hai provato ChatGPT? No. Mario! Mario! Quindi? No, no, è solo Gibbo! Dove sono io? Prego. Mettetevi... chiudete la porta.
per l'idea di merda, bro. Secondo me non era male. Secondo me non era male. Era stupendo, Mario è troppo cattivo.